La Fimes è una ditta nata nel 1947 da Longoni Giuseppe, artigiano della zona Brianza, dove praticamente è nato il mobile. Fimes si è specializzata nel settore della zona notte, quindi tutto quello che riguarda armadiature, letti, comodini. Per quanto riguarda il discorso del letto, ha saputo cogliere anche specifiche soluzioni per la realizzazione dei letti, specialmente nella soluzione del letto ad angolo, no? Brevetto che è stato depositato e progetto che è stato realizzato in collaborazione con gli architetti Leone Mazzari di Genova. Questo letto permette, con una semplice rotazione, di poter posizionare il letto all'interno dell'ambiente senza cambiare nessun pezzo di esso. Allora, il punto di eccellenza dell'azienda può essere individuato nelle finiture particolari, utilizzando materiali di primo ordine come laccature lucide, 90 gloss, specchi colorati, cristalli e pelli particolari come pelli lucide, pelli lavorate, e tutti i materiali che definiscono il prodotto. Oltre al letto d'angolo, la ditta realizza anche letti matrimoniali, letti attrezzati, comodini, armadiature, cabine armadio, utilizzando materiali di primo ordine. Partiamo dalle finiture lucide per passare alle finiture in cristalli o materiali in essenze tipo benghè, noce canaletto o altri materiali o altre essenze pregiate. In occasione del Salone del Mobile abbiamo presentato la nuova collezione 2009. Nella nuova collezione 2009 abbiamo diversi prodotti come il letto Moon, no? Sempre parlando del letto ad angolo, che è un restyling del letto alto mare, del letto sottocoperta, del letto Zenith. Successivamente, oltre al letto Moon, abbiamo presentato il letto Lux, che è una linea di prodotto per casa o anche per hotel. Un altro nuovo modello è il letto Hypnos, realizzato in collaborazione con gli architetti Marconato e Zappa. Il letto Hypnos può essere realizzato in molteplici finiture come noce canaletto, benghè, laccato, con testata tessile o con testata legno o con testata corean retroilluminata. Successivamente viene prodotto anche il letto a tollo dalle forme particolari, realizzato in Baidur 130, quindi un materiale plastico
No, perché la forma è molto particolare, sempre realizzato in collaborazione con gli architetti Marconato e Zappa, no? Con la possibilità di avere anche soluzioni tessili. E per ultimo abbiamo il letto Helios, no? Realizzato totalmente in massello con incisioni pantografate. Altro punto di forza dell'azienda sono le armadiature, che vengono realizzate in molteplici finiture e vengono realizzate nelle tre canoniche versioni: battente, scorrevole e pieghevole. Quest'anno a Salone del Mobile abbiamo presentato la nuova versione dell'armadio scorrevole con planare. Con planare cosa vuol dire? Non avere più le ante su due livelli, ma avere le ante sullo stesso piano. Sono meccanismi nuovi, affidabili, che permettono di non aver più quelle in esteticità dell'armadio scorrevole a due livelli. Thank you.